È una mostra che abbiamo fortemente voluto perché non solo ripercorre la storia, la vita di un grande protagonista dell'arte del Novecento, ma ci aiuta a indagare su un altro Picasso. È stato svelato, raccontato sotto tante prospettive Pablo Picasso e il suo legame con Palazzo Reale è un legame intimo e speciale. Tutti ricordiamo l'immagine di Guernica che campeggia nel mezzo della Sala delle Cariatidi. Però questo è un Picasso politico, un Picasso che si racconta, che viene raccontato attraverso questa sua impossibilità di essere cittadino, il rifiuto da parte del Museo del Louvre della donazione delle Demoiselles d'Avignon, insomma fatti storici che hanno a che fare con la vita politica e sociale di un grande artista, come di un gigante come Pablo Picasso. Io devo ringraziare Cécile Debray e Annick Cohen-Solal che hanno curato la mostra con dei prestiti straordinari dal Museo Picasso e che ci permetteranno di aprire una grande esposizione che racconterà anche e soprattutto la storia irregolare di una figura straordinaria dell'arte del passato e di un passato tutto sommato recente. È una stagione ricchissima di sguardi sull'arte, sullo spettacolo, sulla lirica. Insomma, Milano sta vivendo dal centro alle periferie un momento davvero importante e come dire, che penso che rimarrà nella memoria dei cittadini questa apertura dei luoghi, delle istituzioni a delle programmazioni di grandissimo valore internazionale, come è il caso della mostra che presentiamo oggi. Tra qualche giorno ne cito una su tutti, la grande mostra dedicata a Enrico Bai e alla sua arte. Insomma, celebreremo un grande, grande, grande artista italiano che ci fa molto piacere poter raccontare all'interno di Palazzo Reale.